Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degustabox, eccola qua, mi è appena arrivata la degustabox, tra l'altro mi è arrivata mentre stavo girando un altro video, quindi ho dovuto interrompere per aprire, ma quando ho visto che era la degustabox, diciamo che ho perdonato il corriere per avermi interrotta. Ormai sapete a memoria che cos'è la Degustabox, comunque è una box a sorpresa piena di prodotti alimentari che vi costa 15 euro al mese, ma se volete provarla per il primo mese potete usare il codice sconto che c'è in info box e pagarla solo 9 euro. Ma basta con le chiacchiere, vediamo subito che cosa c'è in questa Degustabox di gennaio. Vediamo un po', la apriamo, io ho già tagliato lo scotch per praticità. Vediamo, ragazzi, questa volta mi sembra interessantissima questa Degustabox. La prima cosa che vedo è questo preparato per pancake della Cameo. Io non ho mai provato quello della Cameo, però ho provato altre marche e devo dire che mi sono sempre venuti benissimo. Sono sicura che anche questo sarà favoloso. Quindi mi rende veramente felicissima anche perché li avevo quasi finiti. Poi vedo una cosa che io non avevo mai visto, sono queste spighe integrali della Mulino Bianco. In questo pacchettino così monodose devo dire che non mi era mai capitato di vederle al supermercato. Boh, fatemi sapere magari nei commenti se voi le avete viste, che sono quelle cose che a me piacciono molto, questi pacchettini monodose da portare anche nella borsa. Quindi se le avessi viste prima probabilmente le avrei anche comprate. Poi sono integrali, io adoro la roba integrale, quindi queste sicuramente avranno un grande successo. Poi vedo una confezione di tè in fre. Classico deteinato antiossidante, quindi questo è proprio il tè classico. Io devo dire che il tè lo preferisco aromatizzato, però comunque anche quello classico con il limone magari non mi dispiace, quindi è apprezzato. Poi vedo ragazzi un regalino, perché c'è una cosa che non è alimentare, ma credo che sia un regalo, un omaggio, non so, è una tazza dell'Eridania. È una tazza così per il latte, la colazione dell'Eridania e c'è un hashtag Eridania Moments. Poi andrò a vedere magari nei volantini, nei fogli che lasciano di solito che cos'è. Però insomma è un regalino, un omaggio, carina comunque una tazza. Poi con questo rosso, a me piace il rosso. Quindi insomma apprezzo anche il fatto che ci sia un piccolo omaggio. Poi vedo una cosa meravigliosa, sono i muffin con la marmellata ai frutti di bosco della marca Mr. Day. Eccoli qua, sono questi. A me i frutti di bosco piacciono tantissimo, in realtà sono i frutti rossi, scusate, non i frutti di bosco, comunque anche i frutti rossi mi piacciono tantissimo. I muffin sono buonissimi, soprattutto a colazione col cappuccino, quindi è una cosa fantastica. Io queste cose le adoro, ragazzi, quando mi arrivano nella Degustabox sono sempre felice. Poi vedo un litro di latte Zimil senza lattosio bio alta digeribilità. Eccolo qua. Credo che sia latte a lunga conservazione perché se sta fuori dal frigo, però è freddo. Non so se è perché è freddo fuori o boh, vabbè, comunque poi lo metto in frigo. Quindi questo latte Zimil senza lattosio, non so se lo terrò io o se lo darò a mia mamma, perché a me il latte non piace. Il mio compagno lo beve scremato e io questo non so dirvi se sia scremato o no, quindi è possibile che questo se lo prenda poi mia mamma. Tanto vedo che scade il 19 di marzo, quindi abbiamo un sacco di tempo. Poi vedo i biscotti salute, biscotti della salute, se riesco a tirarli fuori, che sono in realtà delle fette biscottate con i mirtilli. Io non avevo mai visto le fette biscottate con i mirtilli, ma sono una cosa bellissima, ragazzi, questa Degustabox mi sta piacendo tantissimo. Queste sicuramente io le mangio a colazione perché le fette biscottate le ho sempre mangiate, ma il fatto che abbiano i mirtilli dentro mi attira veramente tantissimo, quindi queste le proverò già domani mattina. Poi c'è un'altra cosa che io uso tantissimo, ma veramente ne faccio un uso smisurato, che è il succo di limone. Quindi, siccome comunque il succo di limone non dico che costi tantissimo, ma non costa neanche così poco e io lo compro sempre, il fatto di trovarlo qua mi fa piacere perché evito comunque di andarlo poi a comprare un'altra volta. Quindi sono veramente felice perché è una cosa che uso proprio molto.
Poi vedo una cosa fasciata qua in questa carta, credo che sia un barattolo di marmellata, però vediamo. Sì, è un barattolo di marmellata 100% veggie. Ah, è particolare questa, arancia, finocchio, carota e zenzero. Quindi una ma è marmellata? Scusate, mi viene il dubbio. Aspettate, preparazione di frutta e verdura. Non lo so se è una marmellata. Comunque assomiglia ad una marmellata ed è una marmellata che ha anche della verdura, quindi è molto particolare. L'assaggio volentieri perché poi a me queste cose piacciono, comunque le marmellate, le cose del genere. Non ho mai provato una cosa con la verdura perché di solito erano marmellate di frutta, però l'assaggio volentieri. È una cosa che potrebbe essere interessante. Magari chissà, troviamo una ricetta poi sul volantino. Però sì, mi piace, comunque mi piace. Poi ci sono altre due cose fasciate così, credo che siano succhi di frutta, però vediamo se ho ragione. Dunque, sono sì, succhi di frutta, uno è all'ananas, la mela, finocchio, cetriolo e curcuma e l'altro è all'arancia, carota, mango, zucca e zenzero. Eccoli qua, sono dei succhi di frutta un po' particolari. Però insomma noi ogni tanto il succo di frutta lo beviamo, a me non fa impazzire il succo di frutta, devo essere sincera, però comunque insomma penso che ogni tanto si possa anche bere. Poi l'ultima cosa, no ce ne sono ancora due, poi c'è questo, dunque sono brioche panini al cioccolato con barretta al latte. Ah, questi sì, li avevo visti in pubblicità, sono praticamente tipo delle brioche, dei panini, delle cose del genere che all'interno hanno la barretta intera, quindi proprio la barretta inserita all'interno e forse si può estrarre, non lo so, non l'ho mai mangiato, però è comunque una cosa che provo volentieri. La marca è Pasquier, brioche Pasquier, sarà francese, comunque. Sono panini al cioccolato, direi che questi li proviamo volentieri. Sono enormi, perché sono alti così, vedete, sono proprio alti così, quindi io uno intero da sola non riuscirò mai a mangiarlo. Però lo assaggio comunque a colazione, sono quelle cose interessanti. Poi per ultimo mi è rimasto il dolcificante dell'Eridania, questo alla stevia. Questo mi piace, mi interessa perché comunque la stevia io l'ho già provata nella Coca-Cola, perché noi prendiamo la Coca-Cola alla stevia e vi assicuro che è buonissima. Quindi questo è un dolcificante, 0 calorie, 1000 gocce, quindi 500 dosi. Quindi vuol dire che ne bastano 2 gocce per ogni dose. Sono anche riuscita a fare un conto a mente, incredibile. Va bene, questo è l'ultimo prodotto. Questa è la Degusta Box del mese di gennaio, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.